dovremmo esserci. Siamo Siamo qui, Cantiere delle Donne in diretta sulla pagina, sul gruppo, quindi visibile, diciamo nascosto alle nostre iscritte. Abbiamo voluto incontrare le nuove elette o magari le persone che erano già consigliere, sono state rielette ovviamente nel Consiglio regionale del Veneto in attesa ovviamente della nuova giunta e quindi di nuovi incarichi e probabilmente anche di nuove consigliere. Abbiamo voluto fortemente incontrare le donne che quest'anno sono molte di più rispetto anche alla passata legislatura e quindi ringraziamo tutte le elette che hanno risposto che ce l'hanno fatta ad esserci perché c'è chi si è scusato ma non ce la faceva per impegni ovviamente lavorativi e ha chiesto poi magari di ritrovarsi in un altro momento. Ringrazio anche tutte le altre amministratrici del cantiere, Alessia, Lisa, Silvia, anche per la parte tecnica e anche Laura e Antonella che non potevano partecipare ma sono con noi sempre comunque. E abbiamo voluto questo incontro più che altro per un po' confrontarci su quelle che possono essere le politiche dedicate anche noi donne. Ecco, vedo anche Lisa Venturini che esattamente buonasera, abbiamo scusate il con noi ritardo. Sonia Brescaccin della lista Zaia, poi se non sbaglio abbiamo, doveva esserci la Vanessa Camani ma non l'abbiamo ancora in collegamento, Anna Maria Bigon, presente se non sbaglio, Grazie mille. Sì, buonasera a del tutti. PD, Elena Stanella del Veneto che vogliamo, mi sono dimenticata Buonasera. Elisa Venturini ovviamente, Forza Italia che è con noi. Poi vediamo se se ne aggiungono altre, un po' di altre donne del cantiere perché abbiamo aperto questo incontro a tutte le donne. Dicevo appunto a chi si è collegato prima o dopo che abbiamo anche direttamente dalla Norvegia una veneta che però vive in Norvegia, che è spesso con noi e che perché vuole sentire come sta andando e anche confrontare le modalità. Ecco. Noi ci volevamo concentrare un po' sul vostro impegno a favore ovviamente di tutti i veneti, ma in particolare per le donne, che hanno sofferto un po', lo sappiamo, ormai lo diciamo da tanto tempo, la pandemia. E adesso sono alle prese con la pandemia, tra virgolette, che continua, le scuole, i figli, il lavoro, eccetera, eccetera. Volevamo sentire un po' da voi quale sarà il vostro impegno su questo versante per aiutare un po' tutte noi, poi magari entriamo nello specifico. Darei la parola subito, visto che è stata la prima, giusto perché è stata la prima a collegarsi, a Sonia Brescaccin. Eccoci qua, devi togliere il microfono perché è spento. Eccoci qua. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito a essere qui insieme. Mi fa molto piacere anche perché mi fa piacere conoscere anche l'attività che voi state facendo, ma comunque sempre i momenti di confronto penso siano assolutamente importanti. Io sono un consigliere che a breve dovremo ricevere la convalida degli eletti. E quindi se mi arriva la convalida degli eletti sarò consigliere per la seconda volta perché lo ero già nello scorso mandato, dove ho seguito in particolare la quinta commissione sanità e sociale, che quindi mi pare fosse la commissione che in qualche modo può avere maggiormente attinenza col tema che avete introdotto voi. Assolutamente. Io non sono mamma, quindi non ho figli, ma ho visto tutte le mie amiche, tutti i vicini, eccetera, le persone con cui sono entrata in relazione, penso che ci siamo trovati tutti quanti in una situazione assolutamente nuova. Credo che le famiglie nei mesi da febbraio-marzo in poi si sono trovate, ecco, rispetto al tema educativo, rispetto ai figli, in uno sconvolgimento completo che un po' ha riguardato tutti, ma se vogliamo pensare ai genitori, ecco, sicuramente si sono trovati a fare loro anche un po' da insegnanti, perché comunque dovevano affiancare il percorso dei loro figli, che era sicuramente guidato dagli insegnanti. Che essi stessi si sono adoperati per garantire la didattica a distanza, però sappiamo che l'abbiamo fatto in modo assolutamente brusco e senza avere tempo di prepararci per questo. E quello credo che anche per chi non aveva magari problemi particolari, no? Quelle fasce, le fasce deboli che hanno maggiori problemi, ma anche la fascia media delle grandi famiglie. A distanza, però sappiamo che l'abbiamo fatto in modo assolutamente brusco cercando di prepararci per questo. Mi sto risentendo. Sì, Io anch'io. credo che anche per chi non aveva magari problemi particolari, no? Le fasce deboli che hanno maggiori problemi, ma anche la fascia media delle grandi famiglie a distanza, però sappiamo che l'abbiamo fatto in modo assolutamente brusco
davvero di prepararci per questo. Forse siamo in pareggio adesso. No, e penso, ecco, che le famiglie, anche la famiglia media, ecco, che magari viveva normalmente prima, si è trovata con un grande gap, si è trovata da sola, e quindi questo ci deve far riflettere. Io penso che il mondo della scuola sia assolutamente importante e che ancora anche quest'anno, in una situazione diversa come il Covid, ma non dissimile da quello che è successo l'anno scorso o gli anni prima, ci ritroviamo con un anno scolastico che parte senza essere preparato ad accogliere i nostri ragazzi. Mi riferisco soprattutto anche al tema della carenza degli insegnanti e quindi una partenza che secondo me, ecco, se dobbiamo garantire con Covid o senza Covid una buona formazione agli studenti, dobbiamo anche garantire che questo tipo di servizio pubblico, che è la scuola, che è fondamentale, lo sia fatto in modo assolutamente efficiente. Io lo so che la competenza della regione non c'è propriamente sul tema dell'attività scolastica, ma per le mie pregresse esperienze che ho svolto negli anni precedenti, penso che questo sia un tema sul quale comunque anche noi dobbiamo porre l'attenzione. Dopodiché penso che adesso potremmo parlare a 360 gradi di tantissimi altri aspetti. Io ho parlato di questo, poi lascerò lo spazio e magari interverrò successivamente. Volentieri. Tra l'altro io ribadisco, perché è importante, Cantiere delle Donne è un Cantiere delle Donne a 360 gradi, ci sono anche tante non mamme, giustamente, e ovvio che l'attenzione per forza di cose era tanto concentrata sui figli, in questo momento è la scuola, all'inizio, speriamo insomma che un po' la cosa si ridimensioni, però puntiamo molto il dito anche noi sulle donne che possono fare qualcosa, che vogliono fare qualcosa e che possono intervenire, quindi a tutti i livelli. L'ordine esatto di ingresso non lo ricordo, però forse, se non sbaglio, l'Anna Maria Bigonda deve essere stata la seconda, quindi vado solo ad ingresso, senza rispettare, diciamo, le parti. Grazie, grazie mille intanto per l'invito e ciao a tutte. Allora, io mi occupo per la seconda volta, appunto, probabilmente in caso di proclamazione che dovrebbe venire oggi, sono in continuità consigliera regionale, ho fatto solo un anno nella scorsa legislatura perché sono subentrata da Alessandra Moretti che è andata in Europa, per cui ero la prima dei non eletti. E da subito, ma da sempre, perché ho fatto anche sindaco tanti anni, per cui mi occupo della situazione sociale delle famiglie. Noi siamo stati dei primi che abbiamo fatto il bilancio di genere, nel senso che quella parità di servizi è soprattutto a favore della persona e della donna come centro proprio della famiglia e della società, perché la donna spesso che accudisce genitori e fa crescere i figli in collaborazione con. Ma spesso è lei il perno di tutto, per cui dobbiamo sostenerla. Se sosteniamo la donna, sosteniamo veramente l'intera società. E quindi in regione la mia battaglia sarà principalmente per quanto riguarda i servizi gratuiti 0-6 anni. Noi abbiamo bisogno di una natalità più forte, perché siamo in una fase di denatalità, e quindi dovremo puntare ai servizi gratuiti oltre all'assegno unico, che già è stato. E così è portato in legge dal governo attuale. Pandemia. Allora, noi abbiamo la ripresa della scuola. La scuola è stata, io credo che insomma anche sia stata aperta in sicurezza, nel senso che i casi sono veramente pochi rispetto a quelli che vediamo all'estero. Per cui non possiamo strumentalizzare, nemmeno criticare, secondo me, in questo momento l'apertura della scuola. Vero è che mancano gli insegnanti. Ci sono dei ritardi, spesso questo anche dovuto magari ai dei provveditori che si trovano a gestire situazioni comunque nuove. È altrettanto vero che noi abbiamo una riforma fatta qualche anno fa dalla signora Gelmini, che insomma ha fatto tanti tagli e non è quest'anno il primo anno in cui abbiamo dei problemi, delle carenze. Questo governo si trova sicuramente a risolvere all'interno di una situazione che è di pandemia, ma anche una situazione veramente grave sull'aspetto della scuola che deriva da anni, per cui non credo che la responsabilità debba attribuirsi completamente a questa. Certo, devo attribuire invece la responsabilità magari alla regione per quanto riguarda ad esempio il trasporto. Allora, noi vediamo assemblamenti di ragazzini davanti agli autobus, ma non solo davanti agli autobus, anche all'interno degli autobus. Sappiamo che per percorsi oltre 15 minuti dovrebbe essere
una copertura dell'80%, quando in realtà vediamo autobus strapieni, ma non solo, carenti, per cui con dei sacrifici a carico della famiglia che deve portarli a scuola spesso. E tanto che pochissimi hanno fatto l'abbonamento, io parlo ad esempio di Verona, ma anche nel Veneto tutto, l'abbonamento i genitori hanno fatto poco, non solo per la detrazione dei costi sul periodo del Covid che è arrivato in ritardo, e quindi l'abbonamento insomma l'hanno rifatto, anche tenuto questo della detrazione del periodo che non hanno goduto i genitori e i figli, e quindi insomma comunque anche per la carenza proprio di un trasporto, perché c'è il pericolo, Covid viene soprattutto da fuori, perché gli assembramenti ci sono, tanto che la mia prima interrogazione sarà quella anche di veramente rispettare quella che è l'indicazione da parte del governo, ad esempio, abbiamo visto in questi giorni, di mettere la mascherina anche all'esterno, perché non possiamo pretendere che ragazzini in età di adolescenza, ad esempio, siano tutti rispettosi se non imponiamo loro una regola chiara e precisa. Alcuni dicono che è un fatto culturale, noi dobbiamo aspettare il vaccino, punto, e speriamo che il vaccino arrivi presto. Nel frattempo dobbiamo tutelare le persone, ovviamente facendole andare a scuola, perché è un servizio fondamentale, non solo educativo, ma anche ricreativo. Ecco perché tanti mesi a casa hanno comunque creato, insomma, un disagio anche in loro. Dobbiamo farli andare in sicurezza aiutando le famiglie. E aiutando le famiglie, quindi con trasporto che è più capiente, ovviamente la regione in questo ritardo, ma non solo, coi tamponi. Allora, tanti proclami sul fatto, giustamente, che adesso verranno fatti a scuola. Vero è che anche oggi ho ricevuto dei messaggi che prenotano i tamponi per ragazzini in età di scolastica che hanno dei sintomi e magari ce l'hanno fra 7-8 giorni. Allora, la domanda della famiglia è: cosa facciamo nel frattempo? Devo stare a casa da lavorare? Dobbiamo aspettare? Noi dobbiamo anche organizzarci, come facciamo? Quindi ecco, aumentiamo, cerchiamo di sostenere queste famiglie che sono in difficoltà, momento emergenziale, fino a quando ci sarà il vaccino dobbiamo sicuramente aiutarci. Ognuno deve fare la sua parte, dal governo, dalla regione, senza tanto critiche, ma impegnandoci e ammettendo le proprie responsabilità. Grazie mille. Grazie Io a passo la te. parola, questa volta lo faccio invece dal punto di vista politico, ad Elisa Venturini. Elena, ti tengo per ultima, ma ti faccio parlare. Sei neoeletta, Elisa, giusto? Nel senso, non sei stata mai consigliere regionale, sei stata sindaco, sei stata un sacco di cose, ma non consigliere regionale. Quindi, quale sarà il tuo ingresso? Hai sentito anche le tue precedenti colleghe. Qual è l'impegno verso appunto le donne e tutto quello, e l'indotto, chiamiamolo così, la famiglia, i bambini, la posizione, la politica e quant'altro? Ma in realtà io ho un cursus honorum quasi ventennale, perché vengo da consigliere di minoranza, io ho iniziato che avevo poco più di 20 anni, poi sindaco, e poi vice sindaco, poi consigliere provinciale, poi anche all'interno di ANCI Veneto, tutta la gavetta dalla consulta giovani amministratori al consiglio, direttivo, adesso vicepresidente regionale. Solo per amor di verità, quando parliamo di trasporto e parliamo di organizzazione di trasporto, dobbiamo chiamare però in campo gli enti di governo e le società di trasporto pubblico locale. Quindi, insomma, ecco, bisogna chiamare anche loro per quanto riguarda i servizi aggiuntivi che dovevano essere garantiti. E ve lo dico perché seguo direttamente la materia ancora, fin tanto che non ci sarà la proclamazione e poi l'insediamento, quindi per un fatto di incompatibilità non potrò più fare il consigliere provinciale con la delega ai trasporti, e spero di poter magari seguire dalla regione poi comunque la materia, perché mi interessa molto. Detto questo, siccome devo ancora prendere le misure, sicuramente c'è la volontà di sostenere le donne nei loro ambiti di intervento. Proprio perché io vengo da un'esperienza di grande difficoltà. Perché obiettivamente io parlo anche come donna che fa attività politica, ma penso che anche le mie colleghe vivano la stessa condizione. Quando si decide di dedicarsi ai figli degli altri, perché quando tu fai attività amministrativa e politica, tu non ti dedichi a te stessa e alla tua famiglia, tu ti dedichi alla famiglia degli altri, sei chiamata appunto a delle scelte a dedicare molto tempo.
e ti rendi conto, al di là del fatto di avere figli o meno, cosa che io non ho, che comunque tu devi dare delle opportunità alle donne per poter evitare che queste debbano sempre fare comunque delle scelte, ma che permettano loro di poter fare magari una famiglia e anche potersi dedicare al lavoro. Ecco, questo proprio perché la vivo in maniera pesante questa situazione. Io vorrei che altre donne non dovessero dover sempre scegliere tra una cosa e l'altra, ma vorrei che potessero avere l'opportunità di in qualche maniera realizzarsi, proprio partendo dalla mia esperienza, di potersi realizzare su più fronti, su più ambiti, perché ne hanno diritto, perché è giusto, perché non è giusto che debbano sempre comunque decidere ed essere in qualche maniera stroncate se magari vogliono avviare una carriera, se vogliono comunque dedicarsi nel lavoro. Quindi io dico, io in regione devo ancora, ripeto, prendere le misure su che cosa posso fare esattamente, come posso muovermi. Devo capire anche che, in che ruolo, perché poi dipende anche, consigliere regionale sì, ma magari vengono anche attribuiti altri incarichi, altri ruoli che quindi permettono anche di giocare su altre posizioni. Ecco, sicuramente il mio impegno è proprio su questo fronte. Proprio per partendo dalla mia esperienza personale, dicendo non è giusto che le donne debbano sempre dover decidere se fare una cosa piuttosto che un'altra, e quindi è giusto porre nelle condizioni di fare più cose per una loro realizzazione personale. Grazie Elisa. E passo la parola a Elena, sei l'ultima intanto delle nostre politiche presenti, e non so se la più giovane in termini proprio di età anagrafica, forse sì. Non lo so, no. Sinceramente. Delle presenti? Non lo so, forse non lo so. Sì. Ecco. So che sembro più giovane, in realtà ho 37 anni, quindi intanto dichiaro la mia età e poi vediamo. Allora, intanto grazie per l'invito, scusate se sentite del rumore, ma sono in viaggio e quindi ho chiesto ospitalità in un posto, ma probabilmente sentite un po' di riverbero. Allora, io sono Elena Ostanel, sono appunto alla prima esperienza in consiglio regionale, in realtà ho fatto il consigliere comunale a Padova 10 anni fa e poi mi sono dedicata all'attività politica, diciamo, fuori dalle istituzioni e anche al mio lavoro, perché sono urbanista, sono docente all'università, allo UAV di Venezia, mi occupo soprattutto dei temi della rigenerazione urbana e negli ultimi 2 anni ho vissuto in Canada, quindi prima parlavamo di Norvegia, e ho visto bene cosa significa avere e vivere in un paese, in una città a misura di donna. Diciamo, rispetto al lavoro sulla regione, durante la campagna elettorale, ma anche prima con il Veneto che vogliamo, nei gruppi di lavoro abbiamo lavorato tanto a comprendere quali sono le competenze specifiche che la regione può mettere in campo per definire davvero una regione a misura di donna. Perché un primo punto che vorrei portare è il tema non è tanto fare delle politiche speciali per le donne e al femminile, ma inserire la visione femminile, la visione appunto delle donne in tutte le questioni che alle donne interessano. Perché troppo spesso, parlando solo di pari opportunità, noi perdiamo appunto l'atteggiamento invece di pensare che una donna nella vita ha una vita a 360 gradi, che è quella della famiglia, del lavoro, della carriera, e che in qualche modo tutto questo fa l'essere donna. Allora, io vi porto 4 punti di impegno che faremo anche con, spero, le altre consigliere qui presenti, indipendentemente dal colore politico, perché penso che sia molto importante lavorare insieme, soprattutto con uno sguardo femminile. Allora, il primo punto è il tema degli asili 03, che è una competenza totale ed esclusiva della Regione Veneto. Noi siamo la regione che ha meno accesso agli asili nido, siamo al 25%. Perché? Perché le rette sono troppo alte. La Regione Veneto mette il 30%, le famiglie e quindi le donne e i loro compagni mettono il 70%. Noi dobbiamo arrivare agli asili nido 03 gratuiti, pubblici. Questa è una visione di tendenza a cui bisogna arrivare per permettere alle donne di conciliare soprattutto vita e lavoro nei primi anni, diciamo, di età dei loro figli. Questo è un tema importantissimo e su cui dobbiamo batterci subito, cioè più asili nido pubblici e con delle rette più basse per le famiglie. Il secondo punto è il tema delle politiche del lavoro. 37.000 neomamme l'anno scorso in Veneto hanno dovuto scegliere tra carriera, vita lavorativa e famiglia, soprattutto a causa del Covid, ma non solo, perché sappiamo bene che il salario delle donne
ha una percentuale molto più bassa rispetto a parità di grado di un salario di un uomo. E noi dobbiamo, ad esempio, pensare a creare un osservatorio che guardi anche dentro con le aziende e con i sindacati a capire davvero perché non siamo ancora un paese che ha raggiunto la parità di salario a parità di posizione, e penso che la Regione Veneto dovrebbe lavorare anche su questo. E penso soprattutto al fatto che quelle 37.000 neomamme non devono più scegliere tra vita lavorativa e vita familiare, vita di cura, perché c'è bisogno di uno Stato, Regione, che in qualche modo dà dei servizi come gli asili 03, che gli permette alle persone di non dover scegliere tra stare a casa o lavorare. L'altro punto, il tema della scuola, che avete già citato, anche qui non è vero che la Regione Veneto non ha delle competenze, può lavorare su delle politiche scolastiche che tengono dentro sia il coordinamento, ad esempio, delle varie scuole, dei diversi gradi, come appunto può fare, ma soprattutto il trasporto pubblico. Altro tema che è già stato citato, vero che serve anche una competenza nazionale, vero che però la Regione ha la competenza di definire un piano dei trasporti che può effettivamente aiutare a mettere quelle corse che permettono alle famiglie, quindi alle donne, di non dover prendere la macchina e portare la mattina i loro figli a scuola, oppure ai loro figli di scegliere la scuola in base a dove hanno la corsa dell'autobus, perché questo è quello che oggi succede in Veneto, soprattutto se non vivi nelle grandi città, ma magari vivi fuori nei paesi. Questo è un tema su cui dobbiamo lavorare proprio nella pianificazione dei trasporti, che è di pura competenza regionale, anche questa. Ultimo tema, violenza sulle donne. In campagna elettorale, ma anche prima, abbiamo fatto un percorso di ascolto anche con i centri antiviolenza, che devono continuare a essere sostenuti in maniera forte, e soprattutto bisogna fare in modo che le donne che escono dai percorsi di violenza in casa, violenza di genere, possano reinserirsi nel mondo del lavoro e soprattutto anche in una situazione abitativa, sicura. E quindi serve lavorare di più per avere delle case sicure per le donne che escono dai percorsi di violenza, e soprattutto anche un inserimento lavorativo importante, perché ovviamente c'è una discriminazione forte per una donna che ha vissuto un episodio di violenza, non può tornare al proprio lavoro per dei motivi anche di sicurezza, e quindi deve reinserirsi in un mercato nuovo, e c'è bisogno di formare nuove competenze, evidentemente. Questo è un tema molto chiave, molto importante, ahimè purtroppo molto femminile, perché la violenza appunto sulle donne è un tema importante e troppo grande per non essere preso in carico in maniera forte, e deve essere preso in carico in maniera forte non solo sui centri antiviolenza, ma anche proprio sull'uscita dalla violenza in forma sicura, per rimettere le donne a poter usufruire e vivere una vita normale. E questo è un tema anche su cui penso e spero lavoreremo tutte insieme. Allora, grazie Elena. Io so che ci sono già almeno due persone che vogliono fare le domande. So che c'è Lisa e poi Antonella, quindi Lisa, ti passo la parola. No, devi attivare il microfono. Scusate, avevo premuto. Allora, naturalmente mi rivolgo a tutte, faccio anche i complimenti alle elette, rielette. Prima mi ha dato uno spunto, ma stasera mi faccio portavoce, perché noi raccogliamo anche, ovviamente, viviamo di relazioni, e quindi ascoltiamo anche le donne che ci chiedono, le amiche, che vorrebbero, insomma, a volte fare degli interventi tipo stasera, ma non ha potuto essere qui questa persona. Allora, la consigliera Brescacin, prima parlava della quinta commissione sociale e sanità. Ad esempio, le politiche di sostegno per le donne che sono sole, che non possono contare su altri familiari e che devono accudire genitori anziani e malati, che cosa c'è già in atto, ma soprattutto che cosa potrebbe anche essere, studiato, perché sono delle problematiche, sono persone, donne che hanno rinunciato alla propria vita in alcuni casi. Il lavoro, per fortuna che c'è la possibilità del congedo, chi lavora nella pubblica amministrazione riesce a farlo, però chi ha avuto occasione di conoscere da vicino certe situazioni sono davvero molto pesanti per entrambi le parti. Ecco, non so chi mi vuole rispondere, io avevo preso punto appunto dalla consigliera Brescacin. E anche mi pare
se non sbaglio, non so però se c'è ancora, sì, dalla consigliera Bigonna anche forse aveva affrontato questa cosa, sì. Chi vuole rispondere? Io se permettete. Sì. Prego. Ok, visto che mi aveva... E allora dunque, sicuramente il tema che avete introdotto è assolutamente importante, sia che poi lo faccia una donna, perché magari più propriamente lo fa una donna di seguire il genitore anziano, ma chiunque lo faccia in famiglia, anche perché questo sarà un tema molto importante nei prossimi anni, il tema della popolazione che invecchia, un maggior numero di persone, una... necessità quindi anche di rafforzare i percorsi a casa, a domicilio, no? Che danno anche migliore qualità di vita a una persona piuttosto che andare in una struttura residenziale. Ecco, noi abbiamo delle azioni sicuramente in piedi al momento, sia con sostegni per le famiglie monoparentali, sia con le impegnative di cura a sostegno alle famiglie. Penso che comunque questo è un tema che va attenzionato, perché comunque ci richiederà uno sviluppo futuro per quello che dicevo prima, perché i numeri ce lo dicono, no? Che fra, mi pare, nel 2050 comunque ci sarà un... adesso non ricordo di preciso la percentuale, ma ci sarà un numero maggiore di persone anziane, di persone che avranno bisogno di assistenza, assolutamente di assistenza. E questo per rispondere un po' a questo tema. Comunque a me fa anche piacere che e ci sia un confronto. Io per mia esperienza arrivo dall'esperienza di sindaco, quindi un'esperienza concreta dove si cerca di lavorare tutti i giorni per risolvere problemi più che andare a... Dopo capisco che la dialettica politica, insomma ormai ci conosciamo, la dialettica politica, qua ognuno dice la propria, ma per me parlare di una problematica è pensare a quello che c'è un problema nello specifico, nella realtà di tutti i giorni, e capire quali possono essere le soluzioni senza doverci scaricare, ecco, anche perché tanto abbiamo 5 anni davanti, ecco, per poter lavorare, quindi penso che potremo fare un buon lavoro. Io potrei andare sui temi che hanno trattato prima, ma penso che è giusto anche lasciare spazio alle domande, ma sul tema della violenza delle donne si trova una strada aperta, perché io ho visto in questi ultimi anni un maggiore crescita di attenzione e di impegno da parte della Regione, come anche con la nuova legge della famiglia che abbiamo approvato pochi mesi fa, che daremo attuazione da adesso in avanti, e quindi sicuramente c'è questa apertura, questa attenzione a 360 gradi. Sul trasporto scolastico potremmo parlare per tanto tempo, dopodiché sappiamo che ci confrontiamo anche con le disponibilità economiche, e quindi non è che si fa sempre l'esempio che non è che possiamo fabbricare in un mese nuovi autobus, eccetera, no? Perché comunque lo si capisce anche da chi ha fatto il sindaco, che sa bene che se aveva 2 o 3 pulmini durante l'anno non è che può arrivare a 5-6 così scrocchiando le dita. Quindi dopodiché bisogna stare anche concreti sulle cose, insomma. Però io penso che dobbiamo pensare che abbiamo 5 anni davanti, per cui se mi permettete faccio un ultimo esempio, no? Qualsiasi problema che affrontiamo, io sono la prova che problemi di tantissimi anni cronici, come quello della carenza dei medici, che tutti lamentavano, tutti dicevano, tutti spiegavano in modo assolutamente perfetto, ma non si trovava mai una soluzione. Sono stata io anni fa a fare una proposta, che poi abbiamo sviluppato in consiglio regionale, per aumentare il numero dei medici specializzati da inserire nei nostri ospedali. Quindi la stessa roba vale per la scuola come per altri temi, no? Quindi la mia è un approccio di dire mettiamoci là, affrontiamolo riga per riga, troviamo una proposta. Io farò questo, ecco, perché l'ho fatto nello scorso mandato, e questo qua è il mio approccio, di restare concreti nel limite del possibile e di portare avanti quelle che sono proposte di soluzione concreta, come già ho fatto sulla carenza dei medici. Sì, questa allora... è molto importante, perché la scuola, la famiglia, però guardate che, ripeto, noi raccogliamo veramente tante, non testimonianze, raccogliamo queste problematiche, e adesso si vive di più fortunatamente, ma gli anziani sono anche, si curano perché abbiamo la scienza che aiuta a tenerci in vita, però sta diventando un problema molto serio, perché stiamo assistendo a situazioni molte, quindi veramente è una cosa che secondo me
ci appelliamo a noi donne, ma anche a tutti gli uomini della regione, bisogna tenerne conto. Questo degli anziani e quindi il sostegno alle famiglie per accudirli. Io mi faccio posto questo, prego, e mi taccio. Grazie, se posso, visto che aveva... Allora, condivido con la collega che sicuramente avremo la disponibilità anche del tempo per migliorare, però io credo che come amministratori siamo anche dei politici e quando ci sono carenze di disponibilità economica, qualora queste ci fossero, dobbiamo anche scegliere, fare delle priorità. Io credo che l'investimento sulla persona sia e deve essere una priorità e dovremo in questi 5 anni lavorare da una parte per aumentare le risorse a disposizione. È vero che c'è, per quanto riguarda la famiglia monoparentale, è altrettanto vero che io ho tantissime segnalazioni da parte di persone che non ce la fanno più e che sono rimaste a casa per accudire magari il genitore, si trovano senza lavoro e che quindi adesso magari all'età che avanza non trovano più e non vengono nemmeno immesse sul lavoro, perché abbiamo anche altri problemi di inserimento nel lavoro, dove è stato istituito un assegno di lavoro che spesso magari insomma dovremmo anche controllare di più come viene utilizzato da parte delle agenzie del lavoro. Da un altro punto di vista invece, le case di riposo, noi abbiamo visto che abbiamo una scopertura molto molto elevata e dovremmo provvedere a integrare anche le quote. Perché? Perché spesso le famiglie si trovano un po' costrette, per carità è positivo avere l'anziano a casa, ma tante volte non hanno alternativa. Perché se non c'è un'integrazione della quota da parte della regione, una famiglia non può pagare 3.000 euro, che decurtando dalla pensione e dall'invalidità comunque sono 1.500 euro. Non è possibile. Allora, noi attendiamo da 20 anni la riforma delle IPAB e questo è fondamentale. Il Veneto deve prendere atto che è l'unica regione, oltre alla Sicilia, a non aver fatto ancora questa riforma. Oltretutto deve aumentare quelle che sono le quote a disposizione delle famiglie in modo tale da dare anche alla famiglia il supporto dei servizi, perché spesso ne ha bisogno, oltre al fatto che parlavamo prima della legge sulla famiglia e l'abbiamo votata all'unanimità, è una buona legge quadro, tante proposte sono state fatte insieme, tante sono state accolte anche da parte nostra, dell'opposizione, che è il nostro ruolo, dall'altra parte bisogna anche finanziarla. E i finanziamenti messi a disposizione al momento sono pochi, ovviamente in questi anni dovremmo anche qua dare più risorse, perché altrimenti magari mettiamo servizi gratuiti o sicuramente sostegno alle famiglie, ma nello stesso tempo se sono nei limiti del bilancio dell'anno stabiliti, io credo che insomma rimane un buon principio, ma rimane lì, dobbiamo finanziarlo questo principio con delle priorità. Grazie. Prego, ci sono altre domande? Non so, Antonella, se tu vuoi farla o se c'è qualcun altro. Sì, aspetta che stai silenziata. Vediamo se riusciamo. Eccola. Mi è attivato? Sì. Allora, io ho ascoltato con grandissima attenzione e ringrazio le neoelette e rielette di essere qui con noi. E il tema era già stato toccato, però io volevo entrare più nello specifico sul discorso dei centri antiviolenza. Volevo sapere se ci sarà un'iniziativa comunque trasversale tra di voi, al di là degli schieramenti politici, per riuscire a rifinanziare anche in tempi brevi i centri antiviolenza, anche perché questa emergenza sanitaria, lo saprete sicuramente, ha fatto aumentare anche i casi di violenza domestica, ovviamente essendo costretti in casa. Coniugi che magari già avevano dei problemi si sono ritrovati in situazioni abbastanza pericolose, ce l'hanno proprio raccontato chi nei centri violenza ci lavora, sono dovuti intervenire anche nei momenti proprio di lockdown per riuscire a sanare, arginare situazioni veramente pericolose, che poi tra l'altro si stanno esacerbando proprio a causa del fatto che il lavoro manca, che i soldi mancano e che quindi si ripercuotono poi sulle famiglie queste situazioni. L'altra cosa che volevo chiedervi, visto che siete così ben disposte l'una verso l'altra, e questo lancio un po' una provocazione, mi piacerebbe vedere un'iniziativa proprio trasversale tra di voi, che diventate gruppo e fate squadra su temi che riguardano proprio le politiche di genere
le retribuzioni per le donne, che sono sempre inferiori a quelle degli uomini. Insomma, un'iniziativa politica che vi veda tutte insieme compatte, al di là appunto dei rispettivi collocamenti e schieramenti politici. E l'ultima provocazione la lancio ovviamente agli esponenti, alle esponenti leghiste, che qui ne vedo una. Siamo sempre a caccia di questa autonomia, cioè il Veneto sta rincorrendo questa autonomia che non gli è ancora stata concessa. Se dovessimo arrivare in qualche modo in dirittura, c'è un tema nell'autonomia che vi interessa come donne e che possa in qualche modo coinvolgere le donne e le politiche di genere? Vi ringrazio. Se posso. Vuole rispondere? Vai. Allora, grazie della domanda. Noi quest'anno abbiamo un'opportunità che è quello di rinegoziare proprio il protocollo sul tema violenza di genere. Quindi, secondo me, abbiamo l'opportunità di lavorare non solo al rifinanziamento dei centri antiviolenza, come appunto la consigliera diceva, l'attenzione c'è stata, però noi dobbiamo pensare che in 5 anni facciamo di più, almeno questo è un po' il mio obiettivo, e lo facciamo appunto, speriamo, anche insieme. Quindi, siccome dobbiamo rinegoziare quel protocollo, ci sono alcune proposte che i centri antiviolenza e non solo chiedono. Ad esempio, lavorare molto sulla prevenzione e la formazione anche nelle scuole, tema incredibile, incredibilmente importante anche per coinvolgere gli uomini in questa formazione, perché non è che il problema della violenza di genere sia solo un problema femminile. Il tema del lavoro che dicevo prima non è stato adeguatamente finanziato, il reinserimento lavorativo specifico delle donne che escono dai percorsi di violenza. Il tema dell'emergenza abitativa, perché non destinare del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in collaborazione con i comuni al fatto che le donne trovino casa sicura dopo l'uscita dai percorsi di violenza? Questo è un altro tema da inserire in quel protocollo. Siccome abbiamo questa opportunità, perché scade nel 2020, noi possiamo mettere lì le cose che fino adesso non sono state prese in carico in maniera adeguata. Adeguata intendo per davvero rispondere a un tema che, come dicevi prima, con l'emergenza Covid si è acuito, e quindi quello che noi facevamo nel 2019 non basta nemmeno nel 2020, dobbiamo pensare che questo tema sia al centro. Sulla parità di salario e le iniziative insieme, io davvero, dopo l'esperienza canadese, vedere solo che nella mia università, la University of Toronto, dove ero docente, la prima cosa che mi hanno chiesto è stata, questo è l'ufficio dove ti puoi rivolgere nel caso in cui tu abbia delle discriminazioni in quanto donna rispetto al tuo lavoro, oppure dei fenomeni di harassment nel caso in cui un docente ti faccia delle avance. Mi ha fatto comprendere in maniera chiara come le istituzioni, anche le università, ma anche le regioni e i comuni, fanno ancora troppo poco per parlare di un tema che riguarda tutte noi, cioè il fatto che non solo abbiamo un salario diverso, ma anche che nel lavoro veniamo spesso trattate in maniera diversa. E per quanto tu sia brava e per quanto tu cerchi di essere al pari di, in qualche modo è difficile che questo avvenga fino a che le istituzioni non ragionano anche in un linguaggio e in delle proposte che possiamo, secondo me, fare insieme rispetto a creare un osservatorio che monitora le disparità di salario, che in Regione Veneto, come in tutta Italia, quindi non è un problema regionale, ci sono e continuano ad esserci. Grazie, non so se si vuole intervenire anche sulla questione autonomia. Magari. Vediamo se c'è la... Ecco, sì, sono collegata. Sì, eccoti. Volevo lasciare alle altre colleghe, insomma, lo spazio. No, allora, sul tema dell'autonomia, intanto è il nostro primo obiettivo, il primo obiettivo del Presidente, quindi anche del nostro gruppo, del gruppo di maggioranza, che lo seguiremo in questi cinque anni. Tra l'altro io ho avuto l'opportunità di essere in consiglio proprio quando abbiamo portato avanti l'iniziativa del referendum, quindi per celebrare concretamente il referendum, e tutte le fasi successive che sono state molto veloci, molto efficienti da parte nostra per approvare secondo quella che era la procedura definita dalla Costituzione e dalla Corte Costituzionale, perché noi abbiamo celebrato il referendum grazie alla sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso
del governo presieduto da Renzi quella volta, che aveva fatto ricorso contro questa nostra legge, e quindi la Corte Costituzionale ci ha dato la possibilità di poterlo celebrare. Successivamente abbiamo approvato il testo con le 23 materie, che è stata il progetto di legge che abbiamo inviato a Roma per poter proseguire, ecco, a definire l'intesa tra lo Stato e la Regione in materia di autonomia. Il resto lo sappiamo, che il fascicolo è sul tavolo del Presidente Conte, quindi deve andare avanti. Il nostro obiettivo è quello di portarlo avanti. Secondo me è il primo obiettivo, quello di raggiungere l'autonomia. Per me le materie interessanti, se restiamo nel nostro mondo, sicuramente sono quelle che ho trattato prima, anche quello della scuola. Io credo che tutti i problemi, la maggioranza dei problemi può trovare una soluzione. Bisogna avere la volontà di mettersi ad affrontarli concretamente e a proporre soluzioni concrete. Ecco, io su questo tema qua avrò, anche perché anche recentemente ricevo segnalazioni di persone, donne che hanno insegnato per oltre 10 anni nelle scuole e che in questo momento si sono viste superare da neolaureati insegnanti nuovi, per i nuovi criteri che sono stati approvati dal Ministero. Però io non voglio entrare, perché dopo so che alcune mie colleghe la vedono come un attacco politico, a me non mi interessa questo aspetto qua. Io penso però che queste cose qua non ci fanno bene, e quindi dovremmo trovare la soluzione migliore, più equilibrata, che sia quella più corretta. Ecco. Quindi il tema dell'autonomia io lo vedo per esempio molto sul tema della scuola, un po' per la mia esperienza che ho fatto prima, che vi accennavo, quindi io penso che sia assolutamente importante. Adesso sentiamo tanto parlare anche gli imprenditori, gli artigiani, eccetera, dello sviluppo del lavoro e via discorrendo. Però la prima parte di questo mondo viene dalla formazione, quindi dalla formazione che noi diamo ai nuovi ragazzi, che sono quelli che si prepareranno ad affrontare un lavoro che comunque viene modificato e viene trasformato. Proprio oggi ascoltavo cose che probabilmente dovremmo dirci più spesso, almeno per quanto riguarda me, ovvero che alcune competenze vengono date per scontate, no? Che sono quelle delle competenze tecnologiche, di conoscenza della tecnologia, dell'informatica, eccetera, e delle lingue. Ma quanti dei nostri ragazzi, per la verità, anche in questo momento si stanno formando? Anche rispetto buonasera, a questo... sono Antonella Benanzato, la stavo aspettando. Antonella, sei... No, e mentre cercano anche le competenze, quelle della flessibilità, eccetera, no? Della capacità di relazione, di affrontare i problemi, di affrontare la relazione anche tra le persone, no? Io sono convinta che un aspetto importante per noi sia anche questo qua. Senza nulla togliere tantissimi altri aspetti, potremmo parlare di tanti, insomma, però adesso... E poi, se mi permettete, vorrei dire un'altra roba che l'ho dimenticata prima. Io rifletterei anche sul fatto che questo Consiglio regionale vede la presenza di tantissime donne rispetto al mandato precedente. E quando io sono diventata sindaco nel 2004, ero giovane, avevo 29 anni, ma in provincia di Treviso, da dove io vengo, eravamo, secondo me, io ero la quarta o la terza, dovrei andare, la quarta. Quindi eravamo pochissime su 95 donne. Già i 5 anni successivi, nel 2009, eravamo molte di più. La stessa roba potremmo dire per la regione. Io conosco lo scorso mandato, eravamo, ma insomma adesso questa volta siamo molte di più. Allora ognuno dovrebbe riflettere, io mi sono fatta la mia idea, che è anche cambiata negli anni, del perché siamo arrivati a essere il numero maggiore, no? Perché è vero, lei all'inizio mi ha detto, no, noi siamo qui, me lo sono scritta perché per capire le donne, il loro pensiero, che le donne possono fare qualcosa di utile, eccetera, no? E quindi ho capito meglio, ecco, la filosofia di questo gruppo e via discorrendo. Ma se noi possiamo fare questo è anche grazie a una situazione che si è creata nel tempo, anche legislativa, e che ognuno, visto che siamo donne, dovremmo riflettere e farci ognuno la propria idea del perché anche
c'è questo aspetto e penso che pur nella dialettica politica, ecco, ma sicuramente avremo un modo, una sensibilità, un approccio che può portare del bene, ecco, nel nostro fare, nel ruolo istituzionale che siamo chiamati, a svolgere. Io penso che questo non sia, sia un aspetto che dovremmo sempre tenerci presente, ecco, di come si sia evoluto negli anni l'assetto istituzionale, quindi anche la presenza delle donne, per esempio, nelle istituzioni pubbliche, potremmo parlarne anche nell'ambito del lavoro. Io non so se le altre, sia consigliere che donne, volessero fare delle domande qui. Ho visto che il tempo sta andando veloce, quindi vi chiedo di essere abbastanza veloci. Chiedo intanto alle altre donne se vogliono fare delle domande. Posso intervenire? Sì, vai Elisa. Giusto. Allora, premesso, perché proprio tutte viviamo la stessa condizione, che abbiamo ben presente tutti gli obiettivi, quindi il fatto che ci siano dei servizi gratuiti dai 0 ai 6 anni, il fatto che ci sia la riorganizzazione dei trasporti, vi assicuro che con il Bus Italia faccio delle belle litigate, sul fatto che ci siano delle politiche di sostegno soprattutto per le donne sole, perché le donne dopo che si sono occupate di figli si devono occupare anche dei genitori, voglio dire, sulla parità di salario poi non ne parliamo, siamo tutte d'accordo che questi sono gli obiettivi che noi dobbiamo perseguire, perché le viviamo tutte sulla nostra pelle. Dopodiché io dico, per esperienza, mi piacerebbe sapere in termini economici di cosa possiamo disporre e le modalità per poter arrivare a questi obiettivi. Allora io con molta prudenza io dico, aspetto di vedere una volta seduta in consiglio regionale che cosa mi permettono di fare, che cosa riesco a fare in un contesto dove ci sono più forze politiche, con una situazione economica che non è certo florida, perché anche oggi ho avuto modo così di approfondire da un punto di vista delle condizioni del nostro PIL, che non è certo un momento particolarmente felice. Allora io dico, abbiamo dei grandi obiettivi e sicuramente ci impegneremo tutte anche in maniera trasversale, mi viene da dire, per poterli raggiungere, perché ripeto, lo sentiamo sulla nostra pelle, quindi capiamo di che cosa stiamo parlando. Non è perché una donna è di un colore politico piuttosto che un altro che non sente quelle che sono le problematiche che noi viviamo. Il problema è che dobbiamo fare i conti con la realtà. Ecco, e questo è il dato da cui noi partiamo. E anche sull'autonomia, io sono un'autonomista convinta, per formazione culturale anche, il mio professore era Bertolissi, quindi posso dire che il concetto di autonomia, che è strettamente legato a quello della responsabilità e dell'efficienza, è fondamentale per l'azione amministrativa. Cioè noi dobbiamo tendere ad avere un'azione amministrativa che sia il più efficiente possibile e che sia sostenuta la responsabilità degli amministratori, e per poterla raggiungere l'autonomia potrebbe essere una modalità che permette appunto di arrivarci. Il problema è che in Italia noi veneti, con il referendum l'abbiamo manifestato chiaramente, i lombardi anche sentono, gli emiliani in parte, nel resto d'Italia non viene sentita come tematica. Allora quando noi prospettiamo questo a Roma, tutti i partiti, sapete che al loro interno hanno comunque soggetti di provenienza diversa, tutti i partiti possono essere più o meno a favore a seconda che sentano meno il tema. Allora la vera sfida in futuro sarà far capire i vantaggi che dall'autonomia possono derivare per tutti, perché se noi continuiamo semplicemente a dire i vantaggi che possiamo avere noi veneti, guardate, nessuno ci ascolta, nessuno gli interessa a livello nazionale e non ce la concederanno mai in termini di alleanze parlamentari. Quindi la grande sfida futura sarà quella di riuscire a portare avanti questo tema a livello nazionale attraverso una mediazione, attraverso delle alleanze. Questo è assolutamente importante, altrimenti ascoltano solo Cross o il Poiana, che sì, sono divertenti, però tutto sommato sì, ci prendono in giro nel bene e nel male, ecco, almeno sollevano anche loro questa cosa. E non ci sono... Posso dire solo una cosa? Vai, vai, vai. No, che d'accordo sul tema risorse, è anche vero che noi abbiamo la possibilità con i recovery fund di definire dei progetti regionali, e tra l'altro uno dei punti di questo è la mobilità sociale. Quindi siccome questo fondo sarà dedicato in parte anche a questo tema, allora concentriamolo sul tema della mobilità sociale rispetto anche alla parità di salario delle donne. Una proposta. Quindi è vero che le risorse vanno trovate, dipende da come fai un bilancio, come fosse quello di casa nostra,
ma anche avremo l'opportunità di usare dei fondi europei e definire una progettualità, e penso che al centro ci dovrà essere anche questo tema. Mi viene da dire usateci. Esatto. Come cantiere delle donne, perché siamo 5.000 di diversa estrazione, diverse età, mamme, non mamme, professioniste, imprenditrici, insegnanti, c'è di tutto. Utilizzateci anche per avere il polso della situazione se avete bisogno di noi. Questo è un invito che faccio a voi rielette e neoelette, insomma. Siamo, credo, un serbatoio diversificato e credo possiamo dare una buona risposta se doveste avere bisogno, ecco. E poi, Alessia, il cantiere è nato proprio con questo spirito, no? Certo, noi abbiamo cominciato ad aiutarci e a fianco, no? Come funzionano, in effetti. Esatto, però non avete risposto a una domanda sull'autonomia. Non so se mi sentite. Vai. Era, nel caso l'autonomia arrivasse, vabbè, è un'ipotesi, è un'iperbole. Se arrivasse, che cosa fareste per le politiche di genere, mettendovi insieme? Quale sarebbe il passo? Sarebbe il discorso dell'adeguamento degli stipendi? Sarebbe che cosa? Chi risponde? Beh, allora, se posso rispondere... Sì. Poi aspetta che metto anche la video, sì. Ecco, allora, sì, difficilmente. Allora, dobbiamo capire cosa intendiamo per autonomia, nel senso che se pensiamo che l'autonomia ci porti una maggiore disponibilità economica sotto l'aspetto quindi di trattenere quelle che sono disponibilità finanziarie della regione, allora parliamo di altra cosa. Quindi bisogna, non è che abbiamo una disponibilità diretta maggiore. Noi, io vorrei, e lo farò come consigliere, far capire alle colleghe, ai colleghi, a tutti, che insieme dobbiamo lavorare per cercare di gestire bene quantomeno quello che abbiamo. Noi abbiamo delle materie che sono fondamentali, che sono la sanità pubblica, abbiamo l'ambiente, abbiamo il lavoro per tanti versi, e abbiamo la formazione. Che è una parte fondamentale dei nostri ragazzi, che tanti vanno via. Siamo tutti d'accordo sull'autonomia e su questo non c'è dubbio, ma ce l'abbiamo già se pensiamo che possiamo gestire quelle somme che noi abbiamo come regione. È già una forma di autonomia. Ecco, partiamo da qua, partiamo da questa. Dopodiché, quando avremo l'altro tipo di autonomia su altre materie, nel senso che già questa per me è un'autonomia su queste materie, e quantomeno abbiamo il potere di decidere, quando l'avremo anche sulle altre, la cosa che se si intende impropriamente maggiore risorse, allora io dico 0-6 anni deve essere gratuiti i servizi per aiutare le famiglie e per aiutare la natalità, perché stiamo andando in una decrescita incredibile, e ovviamente anche per quanto riguarda i nostri anziani. Noi dobbiamo tutelare le fasce più deboli della società, perché non solo perché è il nostro dovere, perché è il dovere di ogni amministratore indipendentemente dall'idea politica. Ecco perché dicevo, ci saranno sempre delle priorità da scegliere. In ogni caso, anche quando anche avessero l'autonomia nel pieno regime fiscale, quindi del trattenimento, come fanno in alcuni paesi del 95%, e sappiamo insomma che c'è anche in Italia, per cui dovremo sempre scegliere delle priorità. E le priorità, insomma, un dovere dell'amministratore c'è, e sono queste. Ecco. Dopodiché ognuno ha il proprio disegno politico. Grazie. Ecco, grazie. Allora, se posso, sì, in merito all'autonomia. Allora, quando noi parliamo di autonomia intendiamo una modalità, nel senso che se noi andiamo a vedere i modelli che sono stati applicati a livello regionale italiano, ne abbiamo le 5 regioni a statuto speciale. Adesso prendiamo l'esempio del Trentino Alto Adige con le 2 province, piuttosto che la Sicilia, dove nel caso della Sicilia hanno il trattenimento al 100% delle entrate che loro producono. Nel caso dell'Alto Adige, del Trentino e l'Alto Adige, in questo caso è stata il 90% delle entrate da loro prodotte che rimangono sul territorio. Questo cosa comporta? Che autonomia significa anche autonomia finanziaria, quindi sostanzialmente loro trattengono le risorse che producono sul loro territorio e le organizzano in base ad un ordinamento, ad una disciplina che in maniera appunto autonoma definiscono. Autonomia che può essere anche culturale. Vi faccio un esempio. Nel caso della scuola, ed è estremamente interessante questo, nei curriculum scolastici viene inserito ad esempio lo studio della storia locale.
Questo cosa permette di, ad esempio, fare una serie di progettazioni che in qualche maniera crea una sensibilità da parte degli studenti verso la conoscenza del loro territorio. E perché fanno questo? Guardate che anche una visione turistica alla fine di fondo. Studiando la storia locale, consolidano la loro identità. Consolidando la loro identità, ci tengono maggiormente al loro territorio e credendo maggiormente nel loro territorio, in termini anche di coesione, riescono a proporre un'offerta anche turistica che ha una certa connotazione. Sembra una banalità, però confrontandomi anche con docenti universitari sul punto, obiettivamente, se noi passiamo anche da una visione comunque in termini culturali, identitari, questo sicuramente incide poi anche nell'economia di un territorio. Allora, autonomia significa non solo avere maggiore disponibilità di risorse, o meglio, le risorse che si producono sul territorio vengono gestite da quel territorio, ma anche è una diversa impostazione, se vogliamo, in termini culturali. Ecco la differenza che c'è. Se voi vedete, un modello diverso è quello della Sicilia, dove abbiamo anche qui il trattenimento delle risorse al 100%, però c'è un'altra impostazione, c'è un'altra visione della, se vogliamo, della realtà. Quindi non è solo un fatto di soldi, banalmente, ma anche una questione culturale. E se posso, l'ultimo intervento, scusatemi. Ecco, e volevo precisare alla collega Elisa che hai parlato di statuto speciale. La richiesta fatta di autonomia è appunto completamente diversa. Ecco perché intendevo dire che partiamo dal gestire bene quelle che abbiamo e poi pretendiamo sicuramente anche altre materie, però ecco, è diverso lo statuto speciale dove si trattiene una parte di soldi oppure vengono date somme del 90-95%, e hai fatto degli esempi che non sono, ecco, l'autonomia, o facciamo tutto a statuto speciale e insomma, Elisa, questa è la Costituzione nel senso. E oppure tiriamo via lo statuto speciale, che mai nessuno l'ha fatto, e facciamo l'autonomia del titolo quinto, che è già prevista dalla Costituzione. Per cui ecco, sono due cose diverse. Tutto qua. Allora, intanto confidiamo di riuscire ad avere più risorse. Questa mi sembra la parte fondamentale per poi riuscire a gestirle bene anche a favore delle donne, che è un po' la domanda che ti ho fatto Antonella. Io vedo che qui il tempo a nostra disposizione è finito, più che altro perché so che molte di noi devono poi andare via. Noi intanto vi ringraziamo, vi chiediamo una cosa che è un po' la nostra parola, che è quella della rivoluzione gentile, di portare anche dentro il Consiglio regionale questo. Abbiamo letto oggi che ci sono anche degli assessorati alla gentilezza, a noi fa piacere, noi vogliamo appunto comunque che rimanga una gentilezza che abbiamo sentito pure nelle vostre opinioni divergenti che c'è, e vi chiediamo di portarla anche a livello regionale, non solo tra le donne, anche con gli uomini. E poi l'altra parola che aggiungo è quella della responsabilità, e ne stiamo parlando molto anche all'interno del gruppo, perché adesso con la questione mascherine e quant'altro è fondamentale che tutti siano responsabili. E voi avete una responsabilità doppia, quello di portare avanti anche la voce di tutte noi e di tutti noi, quindi vi chiediamo una doppia responsabilità e di aiutarci anche ad educare alle responsabilità. Ecco, questo penso, non so se le altre ragazze vogliono aggiungere, le altre amministrative della... No, assolutamente, rivoluzione gentile, gentilezza e senso di responsabilità anche tra voi e collaborazione, perché l'obiettivo delle donne è un obiettivo unico e non ha colore, anzi è sempre rosa, diciamo. Con le sfumature, ecco, diciamo. Grazie così. Perché siete state gentilissime e interessantissime da ascoltare, grazie. Sì, davvero, noi vi auguriamo veramente un buonissimo lavoro e poi inviteremo anche le... Esatto. Ecco, rimaniamo in contatto, che questo webinar non sia solo un'ora, ma che diventi poi un costante, come dire, contatto. E noi, per quanto riguarda indicazioni, e voi, come diceva Alessia, usateci, coinvolgeteci, esatto. Fate quello che volete di noi. Va bene, grazie a tutte mille, veramente, grazie. E un buon lavoro. E ci riaggiorniamo grazie. Prestissimo. Grazie. Grazie mille. Grazie. Arrivederci. Ciao, ciao.